Buongiorno, benvenuti al sito economiaitalia.com, l'economia dalla parte del consumatore. Oggi parleremo di azioni italiane piuttosto interessanti in questo periodo di maggio. Prima però vogliamo chiedervi di mettere un like al nostro video e di iscrivervi al canale in modo da aiutarci a crescere. Veniamo subito alle azioni. Questa settimana parleremo di Leonardo, Digital Brothers, Telecom ed Enel. Enel ha registrato un notevole aumento del 3,4%, chiudendo il primo trimestre con risultati che hanno superato le aspettative, in gran parte guidati dalla performance delle sue attività nazionali. La società ha confermato i propri obiettivi per il triennio 2024-2026, che prevedono un potenziale incremento della remunerazione degli azionisti, allineandosi alle linee guida presentate durante il Capital Market Day. D'altronde, Enel, insieme a Eni, è una delle azioni più amate dagli azionisti italiani, quel tipo di azionisti che comprano azioni e le tengono per approfittare degli utili e dei dividendi. Questo tipo di azionisti, come tutti sanno, si chiamano cassettisti, cioè comprano le azioni, le tengono nel cassetto e aspettano i dividendi. Leonardo cresce del 4% nei giorni scorsi e è cresciuto anche del 2% venerdì scorso. Ha firmato un accordo con Fincantieri per la vendita della società Sistemi di Armamento Subacquei in un'operazione del valore di 300 milioni di euro. Ma vediamo l'analisi tecnica vera e propria. Per quanto riguarda Leonardo, ha registrato nell'ultima sessione un recupero, chiudendo la seduta al rialzo. Questa firm performance rappresenta un cambiamento positivo nel corso della sessione, iniziando su valori simili alla chiusura precedente, terminando su una nota alta. Su base comparativa settimanale, la tendenza di Leonardo ha mostrato uno sviluppo positivo più pronunciato rispetto all'indice FTSE MIB, indicando una maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso questo appaltatore della difesa italiana rispetto all'indice di mercato più ampio. Enel, come dicevamo, ha registrato un leggero rialzo. La giornata di negoziazione, quella ultima, è iniziata fortemente con il prezzo a 6,44 vicino ai massimi della sezione e chiudendo a 6,5. Questa performance sottolinea la forte forza relativa di Enel rispetto all'indice FTSE MIB. Su base settimanale, Enel ha sovraperformato con un guadagno del 4,46 rispetto all'indice principale. Passiamo a Digital Brothers. Per chi non lo sapesse, Digital Brothers è una società con sede in Italia impegnata nella pubblicazione, distribuzione e commercializzazione di videogiochi. Negli ultimi mesi ha fatto molto bene, in quest'ultimo periodo, perché poi ha avuto una piccola crisi all'inizio dell'anno. Ha però un trend rialzista, guadagnando recentemente un solido 2,18%. L'analisi settimanale sottolinea una tendenza appunto rialzista e dal punto di vista tecnico è attualmente in fase di rafforzamento, con un'area di resistenza individuata a 10,66 e supporto subito a 9,89. Si prevede che la sessione continui in modo rialzista. L'ultima delle azioni italiane di oggi che vi proponiamo è Telecom Italia. Tutti la conosciamo.
era un tempo monopolista del mercato telefonico italiano, poi il mercato si è aperto, i costi si sono abbattuti. Vi diciamo solo una piccola curiosità che forse molti non sanno. Oggi telefonare in America, in un altro stato, anche una videochiamata costa praticamente zero. Un tempo per fare una telefonata di 10 minuti, un quarto d'ora in America negli anni 60 poteva costare fino agli attuali 200-300 euro. Questo per farvi capire cosa significa la tecnologia che avanza e cosa significa avere un mercato libero e aperto. Parlavamo comunque dell'azione TIM, che è l'abbreviazione di Telecom. Abbreviazione borsista di Telecom. Il titolo è iniziato bene a 0,22, avvicinandosi molto al massimo del giorno precedente, ed è riuscito a mantenere questi livelli per tutta la giornata. I movimenti in quest'ultima settimana dell'azione Telecom hanno rispecchiato da vicino le tendenze del FTSE MIB, indicando che la performance del titolo è fortemente influenzata dal mercato più ampio piuttosto che da notizie aziendali specifiche. Ricordiamo che anche TIM ha dei buoni dividendi. Detto questo, vi rimandiamo all'articolo che è più specifico, che trovate il link sotto al video. E ringraziandovi, vi ricordiamo se per favore potete mettere un like al video e iscrivervi al canale. Arrivederci.